letto quella frase in latino che avete messo davanti, no? Quando la mente è equilibrata e c'è un corpo sano, c'è veramente la persona completa. E noi a questo ammiriamo. La benedizione del Signore in questi locali a cosa serve? Perché ci sia sempre lo spirito di fratellanza nelle persone che frequentano questi luoghi. E si possa coltivare una relazione autentica e sincera. Questo chiediamo la benedizione del Signore. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Poi voglio presentarvi un po' tutti i maestri, quindi partirò subito con l'attuale campionessa italiana 2024, Rimini, e la sua determinazione, l'impegno, la grinta, Martina Totaro. Per quanto riguarda la danza classica e moderna, signori, vi presento il maestro Silvano Valente. La classe, la professionalità, lo spessore artistico. Poi abbiamo il maestro Gianni Guerrazzi, per quanto riguarda il judo, un figlio d'arte, e lui ha rappresentato il judo in tutta Italia. Poi abbiamo le insegnanti per quanto riguarda il nuoto, Annalisa Specchio e Maria Nardone. La dedizione, il temperamento. Per quanto riguarda il bodybuilding, parliamo di un professionista a livello regionale, italiano e internazionale. Oltre 186 gare, ne ha vinte oltre 140, Luca Cicolella. Per quanto riguarda sempre le arti marziali, è doveroso. Ho lottato tanto per averlo nella mia struttura. Vi presento la leggenda della kickbox. Dall'esempio la dedizione. Sono stato io allievo del padre Antonio Festa per 11 anni e oggi ho il piacere di avere qui Pino Festa, il figlio, il maestro di kickbox, un campione internazionale, campione italiano, una vera icona della kickbox a livello mondiale. Ciao Pino. Volevo anche aggiungere una cosa: per arrivare a questi livelli ci vogliono tanti sacrifici. Posso solo ringraziare due persone, sia mia madre che qui la mia presente. Grazie mamma per tutto. E mio padre, che sono 3 anni che è venuto a mancare, che grazie a lui ha costruito questa persona, sia essere umano e sia come maestro sia come campione. Grazie. Paola Di Fonso. E lei sarà la prima dottoressa che entrerà in questa struttura. Partiranno i corsi di idrochinesiterapia, che riguarda la riabilitazione in acqua. Ovviamente non è aperto solo per determinate patologie, quali il recupero e il rinforzo muscolare, ma anche a soggetti che vogliono incrementare la loro muscolatura, ma non in palestra. Io ho investito nel mio paese perché chi ama il proprio paese investe. Chi crede nei compaesani azzarda, quindi io ho fatto tutto questo perché credo nei miei compaesani. Una struttura che porta lustro al nostro paese e invito tutti quanti, coloro che possono fare sport, come ha detto Massimo, dedicare un'ora al giorno, tutti quanti abbiamo il tempo, almeno un'ora al giorno per fare sport ci fa bene. Quindi abbiamo anche un altro stile di vita, quindi miglioriamo il nostro stile di vita. Poi ci sta un altro insegnante in sala pesi, che è un certo Massimo Sartone. Io non tanto lo conosco. When you're close to tears, remember someday
it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be. We made it through, and at the end of the day.